Sfida tra due squadre tra le più in forma dei play-out di eccellenza, Renzano contro Sestrese e Corradi contro Rossetti. Al Gambino arbitra un fischietto di Chiavari, Andrea Bordone. La partita si accende subito al minuto 13 quando Sighieri pesca il solito jolly su calcio piazzato, la sua punizione tra Figge e Lucia che non riesce a evitare la rete. Sestrese subito avanti con il suo numero 10. La reazione della Renzana arriva al 20esimo, ma il classe 2005 Pellicciari pecca d'altruismo e serve male. Il compagno Mancini anziché calciare. 9 minuti più tardi arriva il raddoppio verde stellato, palla in verticale con il contagiri di Sighieri per Sacchi che prova a calciare due volte, la seconda è quella buona, segna il classe 2001. Bastano quindi 30 secondi alla Sestrese per portarsi sul doppio vantaggio. Di minuti dal gol ne passano 4 ed è subito 1-2. Pellicciari questa volta tocca verso la porta e lo fa bene, deviazione decisiva sul corner battuto da Mancini. La rete del giovanissimo numero 10 riaccende le speranze dei padroni di casa, ma dall'altra parte c'è un ispiratissimo Sacchi e le immagini parlano abbastanza chiaro, giudicate voi. Giocate tiri in porta su uno di questi, attento Lucia a dire di no, poi anche Sighieri cerca la doppietta con un Eurogol, ma la palla esce di poco sopra la traversa. Nella ripresa pericoloso Larenzano sul cross di Mancini, non riesce a correggere in rete Cosentino al secondo minuto, poco dopo serve un super rovetta sul tiro di Mancini lanciato a rete, probabilmente l'occasione più ghiotta della partita per i padroni di casa. Alla mezz'ora un episodio da moviola, Pellicciari atterrato da un difensore dei Verdi, Bordone fischia ma segna punizione dal limite, i locali chiedevano il rigore. Le immagini non chiariscono del tutto la posizione del fallo, ma forse scagionano il direttore di gara che con buone probabilità ha preso la decisione corretta. La punizione di Mancini sfuma alta di poco e 60 secondi più tardi Sacchi, immarcabile, salta due difensori e deposita in rete un gol di pregevole fattura che vale al numero 9 verde stellato una doppietta e una prestazione da incorniciare. C'è ancora lavoro per Rovetta al minuto 83 sul tiro a giro di Galleri, buona la risposta del portiere capitano, ottima la risposta di Lucia all'89esimo che tiene a galla i suoi per il forcing finale. Sacchi sporca una partita perfetta nel primo minuto di recupero con un brutto fallo che viene correttamente sanzionato con il cartellino rosso dal signor Bordone. Larenzano con l'uomo in più cerca di accorciare le distanze in due diverse occasioni, sempre con protagonista il numero 20 Gagliardi, ma non ci riesce. Al Gambino vince 3-1 la Sestrese.